Oggi trofie con salsa di noci. Vediamo gli ingredienti. Delle trofie ho fatte in casa oppure artigianali. Calcolate 100 grammi a persona. Dei grigli di noci. Uno spicchio d'aglio per due persone, un rametto di timo, dell'olio d'oliva extravergine, del pepe da macinare al momento, delle molliche di pane raffermo da mettere in un po' di latte, un quarto di bicchiere di latte, qui siamo sempre una dose per due persone, e ovviamente del parmigiano grattugiato. Una manciata di pinoli, circa un cucchiaio. Si inizia con fare lavori di bassa manovalanza, quindi ho sgranato questo rametto di timo, che sono i fogliolini di timo. Vabbè, i pinoli, se volete, li potete anche tostare, ma io li lascio così. Questi grigli di noci sono stati in acqua calda a bollire per circa un quarto d'ora, in modo da renderli più morbidi. Poi la leggenda metropolitana vorrebbe che uno se li mettesse a sgusciare pellicina per pellicina, lo ad averla a capo. Io li lascio così. Poi vedete, questa è una cosa interessante, prendete questo vostro, ecco, molliche di pane e lasciatele così, nel latte. Altro lavoro di bassa manovalanza, grattugiate il vostro formaggio. Oh, qui la gente consiglia il parmigiano, volendo potete anche fare un taglio di un po' di parmigiano e un po' di pecorino romano. Ora questa operazione i puristi la fanno in un mortaio col pestello. Si farebbe così, ma non ho molto tempo. Allora, i grigli di noce. E vabbè, e questi. Li diamo per assodati. Dopodiché aggiungo questa sorta di zuppetta qua di pane con latte. Ho chiaramente poi la densità del composto di questo pesto, poi in realtà lo potete anche variare a vostro piacimento. Aggiungo, saranno 5 cucchiai d'olio, intanto, poi vediamo se dobbiamo aggiustare, abbiamo sempre il nostro olio. Subito la macinata di pepe. Poi i pinoli, il timo, l'aglio che ho tagliato a tocchetti. E poi dovete calcolare almeno un cucchiaio di parmigiano a persona. Quindi questa è per due persone, diciamo, se ne metto un altro pochettino. Siccome lo vedo un po' secco, un altro po' di olio, ecco, più o meno in questo intruglio lo metterò a miscelare con un mixer ad immersione. Lo vedo un po' troppo denso. Allora, troppo denso, appena un po' di latte, ma proprio un goccino, e un altro po' di olio. Ecco, ora densità giusta, uno spicchio per due persone va più che bene. Abbiamo finito, è pronta la nostra salsa di noci. Sono esattamente 250 ml di pesto. Ottimo risultato. L'acqua bolle e sarà salata e io calo le trofie. Siccome è pasta fresca, quando noi diciamo 100 grammi
In realtà, anche se voi ne mettete 120 grammi, tenete conto dell'umidità che ha. Ora non so il tempo di cottura delle trofie, fra poco vedrò e ve lo dirò. Il tempo di cottura indicata è 5-6 minuti. Nel pentolino una piccola noce di burro. Le trofie sono quasi pronte e io il burro lo sciolgo proprio a bagnomaria, proprio sopra il... Non mi piace assolutamente vedere friggere il burro. Se deve essere appena fuso, che sia così. La fiamma è rigorosamente spenta. Prendo le trofie, le scolo. Sono proprio pochine, eh? Ecco. Le metto nel burro. Olì. Aggiungo appena appena un po' di acqua, ecco qua, per tenerle morbide. Gli do un colpetto di fiamma, la cremina si è formata, la fiamma è al minimo e aggiungo proprio anche un po' ad occhio. Ho messo 3 cucchiai di salsa di noci. Mescolo e direi che questa è la cremosità perfetta. Così va benissimo. Anche perché io questa la mangio col cucchiaio. Ecco qua. Pronta? Ecco ora un po' di parmigiano, proprio veramente poco, e poi un giro di pepe. Quindi tutti a tavola e buon appetito. Tuffiamoci nel piatto. Madonna mia, che spettacolo. Piatto autunnale e noce. Poi questo pepe, il timo, cucucchiare, che poi le trofie sono piccoline. Piatto strepitoso. Meraviglioso. Allora, le note. L'aglio fa da sfondo. Leggero, ma è presente. Per cui consiglio, se non vi piace l'aglio, non mettete, ma ce l'ho. Casomai ancora meno di uno spicchio per ogni 2 persone. Fate mezzo spicchio per 2 persone.
il parmigiano lega benissimo e dà questa cremosità incredibile al piatto. La noce è presente, ma non invade, è pastosa, la sentite nell'impasto. La cottura della pasta è perfetta così, 6 minuti di cottura, esattamente 6 minuti di cottura. Buonissima. Un rosso, un merlot. Non è di gran corpo, ma si sposa benissimo con questo piatto. Un merlottino della zona vicino a Piave. E ora, pulita la bocca, risenti di nuovo. Stavolta, ecco, il vino esalta il gusto delle noci. Dai, un poema. La maggiorana, se volete, al posto del timo, dà una presenza maggiore, ma proprio per questo io la evito, nel senso che la sento un po' troppo, preferisco di più il timo che rimane un po' più dietro. Ma io questa volta doveva essere un test. E capo un ce ne stai più e per nulla. Vabbè. Ottima occasione per salutarci e dirci alla prossima. Ciao ciao! E ci volevo.